Un buongiorno a voi, un buongiorno a tutti voi. Juventube di nuovo con voi stamattina, buongiorno. Allora, ultima ora. Prima di tutto, ultimi minuti. Ti iscrivi al canale e mi lasci un like se ti piace questo video, anche se non ti piace. E poi alla fine ascolti, perché sto parlando di una persona, di un calciatore, che ipoteticamente si era presupposto che poteva venire alla Juve, ma al di sotto delle parti c'è qualcosa che non va, e adesso vi vado a spiegare il perché. Allora, ultima ora, parla Florentino Perez. La persona in questione è Sergio Ramos, come Sergio Ramos, a momenti mi scappa una capsula. E quindi Sergio Ramos si è incontrato nell'ufficio di Florentino Perez per chiedere gentilmente, con i suoi rappresentanti, di poter andare via dai Blancos a titolo gratuito in un club cinese. Quindi anche lui vuole andare in Cina per soldi, tutti per soldi si spostano. E quindi cosa è successo? Florentino Perez gli ha detto: ma no, ma non è possibile, ma no, ma sarebbe il primo caso che io lascio andare via il mio capitano della mia squadra a titolo gratuito. Si creerebbe un precedente da ridere proprio. E quindi sta pensando di lasciarli così, Sergio Ramos. Florentino Perez poi si è sbilanciato dicendo che non c'era nulla tra Ronaldo e Florentino Perez, non ci sono mai state cattiverie, non ci sono mai state discussioni, ma quello che l'ha fatto andare via dal Real Madrid sarebbe stato l'ingaggio un po' più alto quanto lui, Florentino, non poteva più sostenere una spesa simile. Secondo me è una palla, comunque. E quindi trovato l'ingaggio che sarebbe stata l'unica soluzione, quella della Juventus, e quindi se n'è andato per quello. D'altre parti poi parla anche che non è mai stato sulle tracce di Mbappé, non ha mai parlato di Mbappé con Zizou Zidane. E quindi questa è la notizia dell'ultima ora su calciomercato.com, fonte molto attendibile, perché passiamo tutti di lì per vedere cosa succede per quanto riguarda spostamenti, trasferimenti, allenatori e calciatori papabili da altre squadre. Questo è tutto, un aggiornamento un po' più tardi per quanto riguarda sempre le notizie sportive. Se c'è qualcosa di umorismo glielo butto dentro. Iscrivetevi al canale e buona giornata a tutti.